Uela, bellezza a tutti e bentornati sul canale del Giamma, quest'oggi con un episodio di World of Warships. Perché? Semplicemente perché è uscita la patch 056 che introduce alcuni nuovi camouflages e un bel po' di rivisitazioni alla grafica, tra cui anche il porto. Vedete, beh, in questa occasione c'è il Remember the Sacrifice Day e quindi coriandoli ovunque, però ci sono anche tanti altri miglioramenti nell'interfaccia grafica, li vedremo più tardi. In più il Giamma ha comprato due nuove potentissime navi, una BB, la Colorado, che vedete in sovrimpressione ancora livello base, come potete ben vedere dai modules. Abbiamo ovviamente abbandonato la New Mexico e l'Independence, che non è a livello base ma che abbiamo trasformato in fortezza aerea. Abbiamo ben 20 caccia per abbattere qualsiasi cosa voli in cielo. Detto ciò, sigla e partita. Allora, abbiamo ben 35 secondi di attesa in cui vi mostro le modifiche. Allora, prima modifica: se teniamo premuto CTRL e passiamo il mouse sul profilo della nostra nave, ci vengono fuori tutte le caratteristiche della nave, in più lo stato delle batterie antiaeree. Molto bene. Altra modifica alla minimappa: si possono configurare un sacco di cose, quindi per esempio le varie detectability, il secondary battering firing range e sto cazzo perché ovviamente la partita è iniziata. Comunque, giusto per prova, attiviamo tutto questo, questo, questo e questo. Ma che bello! Allora, 11 km detectability by air, secondary battery firing range, questo secondo me è molto utile, così come la guns firing range. Va bene, mentre aspettiamo che i nostri aerei siano pronti, andiamo a vedere chi dobbiamo affrontare. Come si chiude sta roba adesso? Boh. E allora, via i caccia innanzitutto, 2 e 3 qua. Allora, che abbiamo contro? Abbiamo una Ryuyo e una Bog, quindi possiamo avere superiorità aerea se ce la giochiamo bene. Via con i decolli, signori, via con i decolli, svelti. Allora, 2 e 3 sono fuori, aspettiamo per i bombardieri. Già caccia nemici, dobbiamo aspettare tutti per attaccarli in massa. Molto bene, eccoci qua. Si è spaventato, ci ha visti. E noi ci mettiamo qua allora ad attenderlo. Via, lo riattacchiamo e vediamo cosa succede. Su, su, falli fuori. Bravi, abbiamo già perso un caccia, però loro 2, 3 e 4. Compito semplice, attenzione ai silurianti. Dobbiamo fermarli, via via, boom boom, attacchiamoli. Hanno già sganciato. Secondo me hanno sganciato presto perché ci hanno visti e si sono spaventati. Attenzione, bombardieri, attacchiamo questi. Bravo l'incrociatore che ha evitato tutti i siluri. E noi li abbiamo tirato giù tutti i bombardieri. Molto bene, molto bene, molto bene. Vedo che hanno tolto la visuale sugli aerei, o meglio il cambio di visuale. Altri bombardieri in arrivo, attacchiamoli. Con ferocia, boom boom, eccoli là.
C'è un incrociatore che attenta alla nostra caccia, ma noi dobbiamo prima tirargli giù i bombardieri. Su, fatto, a posto. Rientriamo sotto copertura. Mi hanno tirato giù un caccia. Va bene, ci sta, non preoccuparsi. Importante è... Oh, cazzo. C'è un incrociatore, un cacciatore pediniere vicino a noi, pericoloso. Fuori bombardieri. Dicevo, non riesco più a... Spostiamo i caccia qua, perché secondo me arriverà un attacco a breve. Che il 4 illumini questo coso, questo bersaglio. Perché non riesco più a cambiare visuale, mannaggia, oh. Non riesco più a vedere la nave. Caccia nemici, andiamo a prenderli. Incrociatore nemico che attenta. Oh cazzo, ero siluranti. No, torniamo qua, torniamo qua, torniamo qua. Giocare con la portaerei è sempre una cosa molto frenetica, perché devi sempre stare dietro a tutto. Attacchiamo codesti aerosiluranti. Autopilot mode disabled. Bombardieri. Sa che sta cercando noi lo stronzo. Bene, stiamo dando copertura a caccia, molto bene. E noi attaccheremo questo allora. Questa cosa che non riesco a cambiare più visuale mi sta sulle balle. Il 2 si ritira. E allora noi attacchiamo questi. Facciamo così. Ok. Tan 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 tan. Presi. Dopo questa azione però mi sa che dobbiamo far rientrare giù tutti gli aerosiluranti giapponesi, che sono tremendi. No, non dobbiamo far entrare ancora i caccia. Vediamo dov'è il 4. 4 è qua e noi possiamo andare. Molto bene. Dove sono? Ah, qua. Mi sa che possiamo... Dai, proviamo a far entrare la caccia per i rifornimenti e il cambio degli aerei andati persi. Nel frattempo col 4... noi cerchiamo le navi, le portaerei nemiche, almeno per far capire che ci siamo, che siamo pericolosi. Nel frattempo ci fermiamo e barra tutta a sinistra. Ma in realtà potremmo seguire le nostre navi qua. Sì, possiamo farlo. Dai, dai, così, boom boom. Che il 4 inizia a cercare le portaerei nemiche. Secondo me sono qui dietro. Eccone una. Il Giamma sa, il Giamma vede. Dai che gli spieghiamo, Dukous. Merda, ma proprio adesso doveva lanciare i caccia sto stronzo. Ma forse arriviamo prima noi, Eccoci. Eccoci. Via, giù tutto. Plink, bombardato e incendiato. Però mi sta distruggendo i bombardieri, lo stronzaccio. Vabbè, comunque è stata un'impresa non da poco. Bombardieri lì. Però in realtà, se i nostri bombardieri riescono a farsi aiutare dalla caccia, mi sa di no. No, mi sa proprio di no. Mi sa che vengono distrutti prima. Però il cacciatore pediniere ci sta dando una mano. Eccolo lì. Alla faccia della mano. Orca, orca aerosiluranti, dobbiamo lanciare i caccia, su. La porca Eva, oh. Questo non riesce a farsi dare una mano da nessuno, mi sa. Stanno partendo però i nostri aerei. Oh cazzo, oh cazzo. È comparso l'incrociatore. Questo ci frega adesso. Maledizione. Abbiamo bisogno d'aiuto. Come ha fatto a superare le maglie della nostra potente difesa sto stronzo? Questo starà già lanciando milioni di siluri.
macchina avanti tutta. Dai che viene ad aiutarci con gli aerosfiguranti. Eccoli là. Merda, merda. Barra dritta così che li evitiamo tutti. Ok. Bravissimo, hai lanciato il siluri e l'ha mancato in pieno. Molto bene, direi. Vabbè, siamo praticamente fottuti. O troviamo il modo di... sì, vabbè. Un po' l'abbiamo centrato, dai. Controbarriamo. E via i 4. Ci sta a far culo. L'abbiamo centrato, molto bene. E lui adesso centra noi però. No, forse li ha sbagliati. Sì, li ha sbagliati. Brucia, brucia. Però bruciamo anche noi nel frattempo. Barra tutta di qua. Richiediamo ancora aiuto, ma tutti sono lontani. Arrivano aerei siluranti dall'altra porta aerei. Noi intanto combattiamo ferocemente. Non possiamo far atterrare i nostri caccia. Problem solved, sir. Arriva un incrociatore a darci una mano. Nel frattempo ho perso tutti i contatti con i nostri... ci ha fottuti. Allagamenti. Siamo praticamente andati, cazzo. Siamo andati. E lui è morto e anche noi. Vabbè, peccato, questa non ci voleva, abbiamo sbagliato noi, l'abbiamo fatto passare in maniera troppo troppo brutta. E intanto affondiamo. Blu, 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 blu. È stato bravo il cacciatore pediniere a passare e noi stupidi a farlo passare. Vabbè, vediamo come va la battaglia, va. Nel frattempo abbiamo tirato giù 24 aerei nemici, 5 bombe a segno, 3 incendi e 1 incapacitation. Nel frattempo vediamo che stanno bombardando quello, questo è messo bene, questa è una Congo. Questa è una New York, questi siamo noi che affondiamo, vediamo come va la battaglia qua, va. Questo è un Farragut che spara contro un Omaha. C'è un'altra nostra Omaha che lo sta centrando. Però arriva una Warspite. Siluri in acqua. È da stupidi lanciare dei siluri contro degli incrociatori. Guarda, l'ha mancato in pieno. È un deficiente quello sulla Ryuo. No, Zuio, non Ryuo. Total deficit. Comunque stiamo portando a casa la vittoria perché abbiamo 2 navi da battaglia, un incrociatore, una portaerei e un cacciatore pediniere contro una loro portaerei, una loro nave da battaglia e un incrociatore. Però adesso bisogna far fuori la Warspite. L'Umaha la sta già ingaggiando. È troppo lontano per i siluri, eh. Stiamo anche... No, non stiamo più scappando. Abbiamo perso una porta... nave da battaglia. Ora deve lanciare gli aerosiluranti contro quello. Ma quello sulla Warspite sta dormendo?
Ah, sta ingaggiando l'altra nave da battaglia. Che sta cappando. Vediamo la nave da... la New York come è messa. Non bene. Bello sto camouflage però, bello, molto figo. Dopo cerco un camouflage anche per le mie nuove navi. Azzurro. Ma se non ricordo male, dovrebbe essere possibile disegnarsi il camouflage fra un po'. O forse già in questa versione. Boh, non lo so. Vabbè, vediamo. Che bandiera è quella col timone? Dove sono gli aerosiluranti nemici? Ah, eccoli là. No, scusa, volevo dire gli aerosiluranti alleati. Che tanto mancheranno l'obiettivo perché quello è stronzo e quindi... vediamo cosa riescono a fare, va? Ecco, sono già sotto il fuoco nemico e dietro ad un'isola, molto bene. E minchione, devi sparare contro l'incrociatore, bravo, forse l'hai capito. Ecco i siluri in acqua, ma come li ha lanciati, mamma mia, sei un abbico quello lì. Si è anche fatto incendiare, molto bene. Tutti i siluri stanno andando a donnine di facili costumi. Attenzione però, ha fatto il secondo lancio buono. Dentro qualche siluro, molto bene. Boom 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 boom. Molto bene, molto molto bene, molto 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 bene. Bravo, evita il siluro, ce la fai. No, l'hai preso in più. Dai, dai con i bombardieri che tiriamo giù la corazzata. Però Ebete, devi sparare sull'incrociatore, se no non ne vieni fuori. E spara sulla... ma porca puttana, ma ti sta dando una mano l'incrociatore. Adesso questo stronzo si fa buttare giù dall'incrociatore, che ha 471 di vita, Gesù! Altri aerosiluranti in arrivo, uno, vedi, almeno quello vedi di tirarlo giù. No, è troppo difficile. Attento che adesso lo tira giù. Clic! Siluro in acqua e tu sei fottuto. Sei un deficiente, lasciatelo dire. Che spara, ma sei un deficiente, ma almeno contro uno di 471 di vita riusciamo a vincere. Bel camouflage, ma un deficiente come capitano e quindi zero risultati. Glu 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 glu, affondi pure tu. Vediamo questo, se il primo tiro va a segno. No, mancato in pieno. Torniamo sulla Omara. Che casino. Allora, 7981 contro 471. Vediamo chi vince. Preso. E noi ovviamente lo manchiamo in pieno. È una guerra tra chi manca. Adesso ci pensa il genio con gli aerosiguranti. Attenzione. Ormai in volo c'è di tutto e di più. Bum 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 bum. Ma è una battaglia tra Ray Charles e Stevie Wonder. 471 contro 7618. E questo torna anche indietro, giustamente. Ah no, stava evitando i colpi. Cioè non c'è nessuno che riesce a centrare una nave ferma praticamente. 471, vediamo i siluri che fine fanno, completamente fuori, molto bene. No, dai, almeno uno deve essere dentro. Boom! No, niente, tutti fuori. Ma sei un cretino anche tu della portaerea. Finalmente l'han tirato giù e andiamo a vincere. Allora, vittoria, 3126 punti. Molto bene, però ce ne mancano altri 4000 e passa per andare a passare alla portaerei di tipo, all'Independence di tipo B con più antiaerea. Allora, 13229 di damage. Se andiamo a vedere il detail report, abbiamo
hanno modificato tutto e l'hanno secondo me migliorato. Infatti, intanto ci mostra il profilo delle navi che siamo andati a danneggiare e per di più vedo che ci dice anche quanti aerei abbiamo tirato giù nel caso di portaerei nemiche o di aerei che possono lanciare ricognitori. Quindi nel caso della Ryuo nemica abbiamo tirato giù. Dove sono? Ah, abbiamo tirato giù 6 caccia nemici, 7 bombardieri e 11 aerosiluranti. Invece alla nave stessa abbiamo causato 8000 e passa di danno con 3 aerei di cui 3 bombe. In più un po' di incendi. Li abbiamo tirato giù anche 2 contraeree AA. Molto bene. Nel caso del Mutsuki invece abbiamo danneggiato il modulo Siluri, che però non è stato efficace visto che ci ha affondato a Silurate, e 2 antiaeree. Poi vari danni eventuali. Molto bene, direi che abbiamo ricevuto 35.300 di danno, di cui la maggior parte credo dai torpedo e dai torpedo la maggior parte e poi anche dall'artiglieria di quel dannatissimo cacciatorpediniere. Abbiamo perso 4 caccia e 4 bombardieri. Vabbè, diciamo che è stata una battaglia onesta in cui però abbiamo per fortuna strappato la vittoria e torniamo al nostro porto. Bene signori, dal Giamma, da Dasha Perova e dalla patch 056 è tutto. Come sempre iscrivetevi al canale, vi ricordo che YouTube ha cambiato il modo in cui ricevete le notifiche, dovete andare sull'ingranaggino e cliccare ricevi sempre le notifiche. Tanti commenti, tanti suggerimenti, tanti pollicioni in su. Dal Giamma come sempre un abbraccino, una strizzatina e quant'altro, e al prossimo super video.